380 milioni di cittadini europei sono chiamati tra giovedì e domenica al rinnovo del Parlamento europeo. Come conseguenza dei 5 difficilissimi anni di crisi, sulle elezioni pesano euroscetticismo e disinteresse, al punto che il voto è considerato da qualcuno un vero stress test per l'intera Unione europea. Il quadro che emerge dagli ultimi sondaggi non lascia dubbi. I cittadini europei sembrano orientati a punire i principali gruppi politici, orientando il voto verso le formazioni più estremiste, a sinistra quanto a destra. Se confermati, questi dati si tradurranno in un Parlamento europeo all'insegna delle grandi alleanze. Nel processo legislativo si dovrà ricorrere a grandi coalizioni tra gruppi anche molto diversi, più che in passato. Si avrà bisogno di creare 2 o 3 blocchi in Parlamento per poter votare un provvedimento che ha ottenuto il veto dei socialisti. Se l'Europarlamento soffre oggi di un deficit democratico, in futuro sarà ancora peggio. Seppur lontani dal raggiungere la maggioranza, i veri vincitori di queste elezioni saranno gli euroscettici, dal Front National di Marine Le Pen al Freedom Party di Geert Wilders. Circa un quarto dei nuovi seggi dovrebbero andare a demolitori del progetto comunitario. Se vogliono veramente fare qualcosa, dovranno formare un gruppo politico. Senza non saranno in grado di influenzare grandi partiti. Immagino comunque che si daranno da fare moltissimo per bloccare la maggior parte dei provvedimenti. Se gli euroscettici seducono il centro Europa, a sud e a nord regna il disinteresse. In aumento dal 1979, l'astensione è il vero dato sul coinvolgimento dei cittadini nei confronti dell'Unione Europea. Da una partecipazione del 61% nel 1979 si è passata al 43% del 2009. Isabel Marques da Silva, Euronews, in Bruxelas.